Serie D, girone I, undicesima giornata di campionato. E oggi si è giocata al provinciale Trapani-Biancavilla, un post partita come ogni settimana. Inizia la partita con subito il vantaggio con il gol del Biancavilla, che si porta in vantaggio al provinciale per 0-1 al secondo minuto del primo tempo. Poi da lì non succede nulla di che, che qualche occasione, ma nulla di fatto. Poi al 45esimo del primo tempo, proprio in zona recupero, il calcio di rigore concesso dal direttore di gara, che il Trapani dal discreto è andato De Felice, che mette in rete 1-1 il primo tempo. Secondo tempo Trapani-Biancavilla, diciamo che prima il vantaggio con Bonfiglio al 58esimo, poi dopo 5 minuti il pareggio al 65esimo sempre del Biancavilla, 2-2 al provinciale. Poi succede che iniziano i campi sia nel Biancavilla che nel Trapani, poi diciamo il gol che portasse in vantaggio il Trapani, ma il direttore di gara annulla per tocco di mani, secondo il direttore di gara, e dunque da lì non succede nulla. Sono 5 minuti più 2, 7, erano 7 minuti di recupero, non succede più nulla, finisce il 2-2 Trapani-Biancavilla. Ricordiamo che il Trapani scenderà nuovamente in campo mercoledì al provinciale con il recupero con la Cireale. Calcio d'inizio alle 14:30.